Ciao amiche e ciao amici, lui scappa perché ha paura di impegnarsi. Che fare? Intanto la prima cosa che devi tenere presente è che devi smettere di inseguirlo, perché più insegui uno che scappa, più questo continuerà a scappare. Quindi, se lui scappa mentre tu lo insegui, è possibile che se smetti di inseguirlo e se ti fermi, in lui scatteranno dei meccanismi diversi. Comunque non saranno i meccanismi della fuga, comunque non saranno i meccanismi dell'allontanamento. E poi devi tenere presente questo, che se prima inseguivi e poi smetti di inseguire, anzi addirittura magari ti allontani, cosa succede? Dentro di lui scatta un meccanismo molto importante che è il meccanismo, diciamo così, del sentirsi inadeguato. Del sentirsi inadeguato come uomo e come maschio. Tieni presente che ci sono sempre due modelli di riferimento, il modello uomo, diciamo così, il modello maschile, che è quanto una persona si sente a suo agio in società, quindi nel rapporto con una donna, ma in società. E invece il modello di maschio, quanto si sente a suo agio con una donna, proprio come attrazione sessuale, la sua capacità di sedurre, la capacità di attrarre. E quando un maschio, un uomo, perde, diciamo, il suo senso di potenza, di inadeguatezza dell'essere maschio e dell'essere uomo, dentro di lui scatta un meccanismo per cui vuole ripristinare questa cosa. Questo ovviamente devi farglielo percepire da un punto di vista analogico, perché facendolo da un punto di vista logico sarebbe dirgli sei un fallito impotente. È ovvio che se tu gli dici sei un fallito impotente, i suoi meccanismi di difesa scattano e piglia le distanze. Se invece tu semplicemente invertendo la rotta, smettendo di inseguire e allontanandoti, è come se analogicamente, tra virgolette, gli dicessi sei un fallito impotente. E quindi lui deve vive uno shock emotivo e cerca di ripristinare questa cosa. Quindi è probabile che dopo un periodo di assestamento inizierà lui a fare qualche movimento verso di te. E se, nel momento in cui inizia a fare dei movimenti verso di te, viene nel tuo territorio, inizia a manifestare un'esigenza, inizia a manifestare un bisogno. E più manifesta un'esigenza, più manifesta un bisogno, più si sente coinvolto, più si sente attratto. E questo fa sì che piano piano tu possa, diciamo, acquisire, aumentare potenziale di seduzione, aumentare potenziale di coinvolgimento e quindi invertire la fuga e ottenere, diciamo, che sia lui a cercare te. E a quel punto lì inizierai tu piano piano gradualmente ad allontanarti in modo tale da farli inseguire sempre di più. Hai invertito la clessidra, hai invertito la rotta. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di postare una domanda nei commenti e di ricevere un video di risposta. E poi ti chiedo di condividere questo video con i tuoi amici e di mettere qua sotto un mi piace. Ciao!